Ho il piacere di presentarvi qui a San Marino Digitale l'Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria. Abbiamo qui con noi il presidente, il dottor Giancarlo Ghironzi, che è presidente dell'associazione, e Renzini Carlo, che è il tesoriere. Sono entrambi coordinatori didattici del nuovo master in medicina geriatrica che si è appunto fatto con la nostra Università di San Marino. Volevo chiedere al dottor Ghironzi se può presentarci l'associazione. L'associazione è nata nel 2009 in rapporto allo sviluppo e alla demografia della popolazione, Che continua che è in aumento. continuo aumento perché si vive di più, gli anziani si accumulano di più nell'assetto demografico e quindi questo ricade su una serie di problemi di natura sanitaria, non solo, ma anche di natura economica, sociale, globale. E quindi la presenza di un'associazione che si interessa di questo processo dell'invecchiamento della popolazione e diciamo, degli effetti di questo sulla nostra società, sulla nostra sociologia, sulla nostra economia è estremamente importante. E di attività ne state Attività facendo? ne stiamo facendo perché abbiamo cominciato un po' così cautamente, però abbiamo sviluppato prima sia la parte chiamiamola culturale, la parte formativa e anche la parte sociale, dell'assistenza sociale. Questo ci ha dato la possibilità di avere quindi un programma abbastanza allargato. Ecco, sono qui con Renzini, il tesoriere dell'associazione, ai quali volevo chiedere quali sono le innovazioni tecnologiche che hanno riscoperto nella loro attività di ricerca all'interno dell'associazione. Ultimamente siamo stati a un congresso di gerontotecnologia organizzato a Nizza, dal quale abbiamo preso delle innovazioni abbastanza importanti che possono essere veramente complementari e di utilità allo svolgimento dell'attività di qualunque personale medico, paramedico nell'ambito della gerontologia e geriatria. E queste innovazioni possono essere veramente di aiuto per migliorare la qualità di vita di persone di una certa età con problemi anche di disabilità e problemi di fragilità che sono ricorrenti in queste persone. Quindi bisogna aggiornarsi continuamente su queste metodiche. Sono tecnologie che permettono di avere un'assistenza presso il domicilio delle persone, Esatto. tutto con un forte contenuto tecnologico. Forte perché grazie anche all'informatica, grazie anche ad apparecchi sempre più sofisticati, ma che intendono anche migliorare soprattutto la qualità e mantenere l'autonomia più possibile della persona e con una certa anche facilità nel condurre una vita anche tranquilla e sicura, anche non solo per l'assistito stesso, ma anche per gli stessi familiari che sono molte volte preoccupati nell'assistenza del proprio caro, del proprio familiare. Ecco, volevo chiedere a Renzini quali sono le iniziative che possono essere utili dal punto di vista formativo. Sono molte le iniziative che possono essere utili dal punto di vista formativo per il personale medico, paramedico e quant'altro che si occupi nella gestione della salute della persona anziana o di una certa età, come si suol dire. E uno di questi può essere la formazione anche scientifica, fatta anche attraverso dei master o degli aggiornamenti continui nel settore, che possa sempre di più coinvolgere il personale interessato a questo tipo di attività. Nell'ambito tecnologico, invece. L'ambito tecnologico ha compiuto diversi passi in aiuto della
dell'assistenza dell'anziano e quindi bisogna utilizzare sempre di più queste nuove metodiche, queste nuove proposte che possono migliorare, come ripeto, la qualità di vita. Nel master sono presenti dei moduli? Attualmente quello che siamo in essere, quello che stiamo facendo, che è già da 4 anni, quindi siamo alla 4ª edizione, si occupa più di problematiche scientifiche anche per organo, ma anche di assistenziali. Non è molto vista ancora la parte tecnologica, proprio perché è molto innovativa, specialmente nel nostro paese e in Italia in generale. E l'occasione di questo convegno ci ha dato la possibilità di conoscere anche un nuovo mondo e un nuovo modo di ragionare, soprattutto per, nello stesso tempo, non solo per migliorare l'assistenza, ma anche per arrivare anche un abbattimento delle spese economiche. E quindi è da sfruttare sempre di più questa tecnologia e renderla complementare un po' alle esigenze della stessa persona. Probabilmente ci rincontreremo magari per approfondimento. Noi seguiremo sempre di più questo branca un po' nuova della gerontotecnologia, perché può dare abbastanza risvolti importanti e quindi migliorare sensibilmente la qualità della vita. L'ultima cosa al presidente Ghironzi, se diciamo la sinergia fra pubblico e privato, nel momento in cui si fanno anche ricerche, nel momento in cui si coinvolgono anche aziende che sono sempre del settore, può essere una ricetta vincente per andare ad approfondire i temi che riguardano appunto queste innovazioni tecnologiche. Ma io direi che queste innovazioni tecnologiche rivolte all'assistenza dell'anziano, che sono di natura informatica e di altra natura tecnologica, in modo per dire la sorveglianza dell'anziano e anche la riabilitazione dell'anziano, il passaggio fra riabilitazione e wellness e benessere dell'anziano, sono tappe fondamentali che richiedono appunto uno sviluppo delle nuove tecnologie, aderenza allo sviluppo delle nuove tecnologie. Questa aderenza non può essere sviluppata solo dal pubblico, deve essere sviluppata congiuntamente al privato, perché la ricerca è qualche cosa che deve svilupparsi in sinergia fra pubblico e privato. E direi che l'elemento privato è un elemento molto molto importante, fondamentale, e che il pubblico deve capire. Il pubblico non può monopolizzare tutto, pensare di offrire un prodotto come questo solo lui, deve sinergizzarsi col privato. Perfetto, abbiamo fatto questa bella presentazione anche di quello che potrebbe essere un eventuale collaborazione futura fra le due associazioni. In questo evento cercheremo di portare questa cultura e di trasmettere un messaggio che possa essere utile a tutti quelli che poi ne potranno fare uso. E io ringrazio l'associazione e spero di rincontrarvi presto. Ma noi ringraziamo voi, perché è stata anche per noi un'opportunità di spiegare quello o di riassumere quello che stiamo facendo. Grazie. Grazie.